Ciao a tutti, fa freddissimo, lo riconoscete? Dietro di noi c'è il nuovo flagship store di Apple a New York e chi entrerà tra qualche minuto in questo negozio per comprarsi un MacBook Pro da 15 pollici troverà una bella sorpresa, perché allo stesso prezzo porterà a casa il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, quindi non solo un pollice più di schermo, ma un prodotto completamente rivisto per rispondere alle esigenze degli appassionati che usano veramente un portatile per creare video, editare foto, fare musica o sviluppare. L'abbiamo tra le mani da circa un giorno e vi raccontiamo come sono state queste prime 24 ore con il nuovo MacBook di Apple. Il nuovo MacBook da 16 pollici si presenta esattamente come il modello da 15, quello da 13, quindi il classico design dei MacBook. Due finiture, c'è lo Space Gray, c'è il Silver, stessa dotazione di porte, stessa cerniera, stesse dimensioni, stesse curve, quindi non un design che va verso il design del Mac Pro, ma un design comunque che rimane costante nella linea per garantire continuità verso una forma iconica che ormai tutti riconoscono. C'è sempre l'ampio trackpad, c'è una tastiera totalmente rinnovata, ne parleremo più tardi, e c'è la classica dotazione di porte con 4 Thunderbolt complete che permettono di collegare 4 monitor 4K esterni oppure 2 Pro Display di Apple. La differenza in termini di peso rispetto al modello da 15 è di circa 170 grammi, uno pesa 1,83 kg, questo pesa 2 kg. Si sentono però il vantaggio di avere una batteria maggiorata. Messo di fianco al modello da 13 si nota lo spessore, c'è giusto un millimetro in più, ma a occhio nudo è davvero difficile vederlo. Questa invece è una nuova tastiera. Apple ha abbandonato il modello Butterfly e ha puntato su una tastiera di tipo forbice, classica. Per farlo ha preso una tastiera che va in casa, la Magic Keyboard, usata per gli iMac, e l'ha ridattata riducendo lo spessore ma mantenendo lo stesso feeling e la stessa facilità di digitazione. Abbiamo scritto la intera preview utilizzando ovviamente il MacBook Pro, l'avevamo sotto mano in queste ore, quindi un'ottima tastiera davvero da provare, perché rispetto al Butterfly secondo noi è un notevole passo avanti anche nel suono che emette e nel feedback tattile che restituisce. Passiamo invece allo schermo. Il 16 pollici, grazie alla riduzione delle cornici, è stato incapsulato all'interno di un chassis pensato per il 15 pollici. È sempre uno schermo sottilissimo, tanto che la camera superiore ci sta a malapena, è la classica 720p. Lo schermo è invece un IPS LCD con spazio colore P3, è lo stesso schermo che viene usato sul MacBook da 15 pollici. Cambia ovviamente la definizione, sono 226 punti per pollice ed è simile a quella del MacBook Pro da 13.3. 3072x1920 la risoluzione, sono 6 megapixel in totale. L'adozione di uno schermo 4K a nostro avviso portava un consumo eccessivo di batteria. Qui vedete l'angolo, è un LCD IPS, un ottimo angolo di visione e gestisce molto bene anche i riflessi. Qualcuno potrebbe chiedersi come un monitor da 500 nits può gestire l'HDR e come si inserisce questo MacBook Pro in un contesto dove il Mac Pro è stato proprio dipinto come la macchina per eccellenza nel caso dei video HDR. Beh, viene in soccorso macOS Catalina, che ha una nuova funzione di regolazione della gamma dinamica. Questa regolazione, che si chiama Extended Dynamic Range EDR, permette di fare il tone mapping in tempo reale dei contenuti HDR sulla timeline. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che mentre utilizzate un'applicazione compatibile, e c'è Final Cut, c'è Affinity Photo, ce ne sono tante, i contenuti vengono visualizzati adattando la gamma dinamica del contenuto a quella dello schermo, quindi al posto di tagliare completamente tutto ciò che è troppo luminoso per il display del MacBook viene invece riportato a una luminosità che il display riesce a gestire, tutte le tonalità si riescono a vedere correttamente. Non c'è solo questa novità in Catalina, ce n'è anche un'altra: si può bloccare il frame rate sul contenuto che sta lavorando, quindi lavorate a 24p potete impostare lo schermo a 48Hz per evitare di perdere frame, importantissimo se avete dei clienti davanti, state mostrando un video e volete una riproduzione totalmente fluida del progetto. La stessa logica dello schermo viene applicata anche al caricatore. Cambiano i watt, sono 96 contro gli 86 del modello precedente, ma le dimensioni sono esattamente le stesse. La batteria invece è da 100 watt-ora, ma più di così non si poteva mettere, perché non è possibile con una batteria da più di 100 watt-ora portare il prodotto sull'aereo, quindi Apple si è dovuta piegare a quelle che sono le regole dell'aviazione. Questa è la più grossa batteria che si può avere su un MacBook. Interessantissima la parte audio, ci ha davvero colpito, perché Apple ha rivisto gli speaker, non sono identici a quelli del 15, da fuori sembrano, ma è un diffusore che ha tre vie, un tweeter e un doppio woofer che lavora in fase di contrapposizione per andare ad annullare gli effetti della distorsione dovuti alla vibrazione del cabinet. La resa, la sentite qua in sottofondo, è davvero molto buona. Il lavoro fatto sull'audio è stato fatto anche per quanto riguarda il microfono. Ah,
è ovviamente Dolby Atmos sui contenuti di Apple TV. Il microfono, Apple si è accorta che molte persone utilizzavano il microfono del MacBook anche per registrare dei piccoli arrangiamenti oppure per fare il voice over, come stiamo facendo noi in questo momento. Quindi ho utilizzato un array di tre microfoni direzionali che raccolgono con un'elevatissima qualità il parlato di chi sta davanti allo schermo. Può essere utilizzato proprio per un voice over, per un piccolo doppiaggio, ma anche per un podcast. La versione del MacBook da noi provata è quella con Core i9 a 8 core indipendenti, 16 MB di cache e 16 GB di memoria a bordo, ma volendo è possibile ordinarlo anche da 64 GB per la prima volta con 8 GB di RAM, anche questo è un prime time, e con 8 TB di spazio. Quello che chiedono tutti è: ma quanto va veramente forte questo MacBook? Beh, dipende molto dalle applicazioni. Sicuramente il processore non si piega sotto nessun carico. Abbiamo provato con Cinebench, abbiamo provato con dei giochi, abbiamo provato con Premiere, con editing pesante e in nessun caso è mai andato in thermal throttling. Quindi va a 100 gradi, ma tiene la frequenza tranquillamente, scalda solamente in prossimità della touch bar, perché lì sotto c'è il processore. Apple ha rivisto anche tutta la parte termica, quindi dissipatore più ampio, ventole con più lamelle. Ha un flusso d'aria del 28% superiore rispetto al modello precedente e riesce a gestire ben 12 watt in più di dissipazione rispetto al modello da 15 pollici. L'abbiamo provato con un po' di applicazioni, da Premiere utilizzando diverse clip, in questo caso Final Cut, che è ottimizzata con ben 4 clip in contemporanea sulla timeline, con gli effetti, color correction. Apple parla addirittura di 11 clip in multicam da gestire senza problemi, noi siamo arrivati fino a 7. Abbiamo provato anche Photoshop, abbiamo provato con dei RAW dalla GFX 100 di Fujifilm, abbiamo provato il Content Aware Fill, abbiamo provato dei filtri che sul MacBook 13 richiedevano qualche secondo, vengono realizzati in tempo reale proprio istantanei su questo MacBook da 16, quindi un prodotto che soprattutto nella versione da 64 GB di RAM può dar soddisfazione ai fotografi che devono lavorare con tantissima memoria. Ma la RAM serve anche per chi deve attivare diverse macchine virtuali, per esempio nel caso di Xcode abbiamo lasciato un progetto, i test e la simulazione automaticamente possono essere avviate in contemporanea su più prodotti. Sapete che si può sviluppare oggi per iPadOS, per iOS, per macOS e le piccole aziende magari devono testare il codice in contemporanea su più prodotti. Quindi questo è possibile farlo direttamente da Xcode con più simulatori. Non poteva mancare anche una parte gaming, perché il processore è la nuova Radeon GPU Navi, una 5500M, in questo caso la Radeon Pro, ha 4 GB di memoria, ma per la prima volta su MacBook Pro si può chiedere anche la versione da 8 GB. Come se la cava questo processore con Fortnite? Beh, inizialmente avevamo detto a Fortnite: ok, vai, gestisci di te e scegli l'impostazione migliore, ha scelto tutte alto. In realtà con alto non riusciva ad andare a 50-60 fps stabili. Utilizzando invece il medio, riusciamo a gestire 40 fps con qualche piccolo calo durante i movimenti. Ovviamente è un gioco non ottimizzato, non ha meta, ha delle librerie sue, quindi un po' fatica fa, però comunque si riesce a giocare e si riescono anche a prendere delle sonore mazzate, perché non è assolutamente facile giocare col trackpad, serve ovviamente un controller. Però è comunque giocabile, riducendo probabilmente anche la risoluzione un pelo e ancora i dettagli, si riesce ad avere una giocabilità non paragonabile a quella di una macchina da gaming PC, perché sicuramente una scheda Nvidia qua fa la differenza, però molto buona. Spendiamo qualche parola invece su una caratteristica di Catalina, giusto per chiudere, che è Sidecar. Sidecar permette di utilizzare un iPad Pro come monitor esterno. Ci siamo trovati davvero bene perché adesso le applicazioni lo integrano. Questo è Final Cut che permette di gestire e di scegliere cosa volere sul monitor esterno. In tanti casi, tipo l'abbiamo fatto adesso noi per le clip di questo video, utilizzare l'iPad non tanto per la preview quanto per scegliere le scene con Apple Pencil, tagliarle al frame, selezionarle, spostarle, è davvero molto più comodo che utilizzare il track. E magari tante volte in mobilità non c'è spazio per appoggiare un mouse, quindi una soluzione sicuramente da esplorare, sperando che sempre più applicazioni adottino questa soluzione. Bene, siamo arrivati alle conclusioni di questa preview. Questo è il MacBook da 16 pollici, un prodotto totalmente nuovo che Apple propone allo stesso prezzo di quello da 15, e forse questa è la più grossa novità. La gente si aspettava un prodotto che andasse a rinforzare una gamma comunque che presentava già il 13 pollici e il 15. In realtà no, il 15 non esiste più, c'è un prodotto nuovo che in Italia offre il doppio di storage allo stesso prezzo, quindi paradossalmente, side by side, il prezzo quasi scende. Un prodotto completo che non è solamente un pollice in più di schermo, ma che offre anche una batteria molto più capiente. Sono
una decina di wattora in più, la più grossa poteva mettere, di più l'abbiamo detto non si poteva assolutamente inserire. Le prestazioni sono molto valide, non si è mai piegato, abbiamo fatto quasi tutto e non avevamo neppure la versione più carrozzata. I fotografi possono aspirare ad avere quella con 64 giga di RAM, c'è chi potrebbe aver bisogno degli 8 giga di memoria DDR6 video, c'è anche questa opzione, quindi sul sito ci sono tutte le configurazioni possibili. Al momento abbiamo questa da 2799 e quella da 3299, che è quella che abbiamo provato noi in questo momento. Per chi vuole uno storage enorme, ci sono dei musicisti che ci hanno detto oggi che noi abbiamo delle library da terabyte di campioni sonori. C'è anche la versione con 8 terabyte di SSD. Anche questa qua andate sul sito a vedere quanto costa perché non lo sappiamo. Molto bello lo schermo da 16 pollici, tastiera nuova rifatta con niente butterfly, torna la forbice rivista, ma è una tastiera comoda, piacevole da sentire, una tastiera che non fa rumore in ambienti comunque silenziosi, e anche questo fa la differenza perché se siete a lavorare in un open space, siete sviluppatori, sentire il vostro cic-ciac non fa certo piacere agli altri. Sicuramente siamo davanti alla workstation portatile più potente che sia mai stata creata da Apple. La piacevole sorpresa è il prezzo che non cambia rispetto al modello che è stato lanciato a metà giugno, nonostante la potenza raddoppi, e raddoppiano anche i giga che vengono dati come spazio SSD. Erano 256 e 512, diventano 512 e 1 tera. Un prodotto che sicuramente mette tutti d'accordo. Chi voleva comprare un MacBook e non l'ha comprato fino ad oggi sarà contentissimo di scoprire che al posto del 15 c'è questo 16, e chi invece purtroppo ha comprato un MacBook da 15 pollici qualche mese fa, adesso sarà un po' arrabbiato perché questo davvero è una gran bella macchina. La proveremo, quindi seguiteci. Ogni domanda che avete sul nuovo Mac, noi l'abbiamo con noi in redazione, lo useremo nelle prossime settimane. Ponetecela nei commenti o nell'articolo su di te che vi invitiamo a leggere perché è più approfondito. Se il video vi è piaciuto, ovviamente like sulla pagina e ci vediamo al prossimo video.